E secondo me molte persone che hanno votato anche il Movimento 5 Stelle potrebbero essere rimaste stupite da questo ostracismo alla riforma. Ci aiuta a capire che No, cosa non va bene, perché allora, insomma voi siete ecco, per diminuire i se mi dà la senatori. possibilità, allora se noi sosteniamo che il Senato debba essere abolito per velocizzare il processo di formazione delle norme, commettiamo un errore, perché in passato si è dimostrato che quando si voleva le leggi venivano approvate in pochissimi giorni, meno di 15 anche, meno di 10, perché c'era la volontà. E allora in quel caso la domanda è: com'è che è funzionato il tutto? Forse non c'era in quel caso il bicameralismo perfetto? No, la risposta è ovvia, c'era semplicemente una forte volontà di approvare leggi. Poi in altri casi la volontà era magari espressa, ma ipocritamente ben diversa, per cui si faceva credere che naturalmente il motivo per cui la legge non veniva approvata era da individuare nel bicameralismo perfetto. Io penso che si possa per esempio far parecchio per velocizzare il processo di formazione delle norme attraverso una revisione dei regolamenti delle Camere. Se al contrario, come pare, si vuole risparmiare, io penso che la cosa più semplice possa essere, per esempio, dimezzare il numero dei parlamentari tutti, Senato ma anche Camera, e diminuire della metà le indennità che vengono corrisposte a tutti i parlamentari, anche perché ci sarebbe, mi scusi, un effetto domino su tutte le altre No, questo certo, ma non è istituzioni un buon politiche. Che a inizio? livello di consigli No, ma le chiedo, regionali. senatore Morra, in attesa di arrivare a quello che lei auspica, non è un buon inizio scendere a 148 senatori non pagati? Ma guardi, su questo, sul dimezzamento del numero dei senatori, noi non abbiamo alcuna difficoltà. Che si faccia, ma sulla revisione delle funzioni del Senato, attenzione perché ci sono altri problemi. Se noi indeboliamo il Parlamento, le altre istituzioni che organizzano l'architettura del nostro Stato dovrebbero essere ripensate. È come se lei andasse a alleggerire una trave di un palazzo e Rischia di poi si crollare dovrà tutto, stupire se dice. ci sarà qualche Va crollo. bene, Sì. senatore Morra, mi faccia capire come ci comporterete, se avete già una linea, come vi comporterete, cioè voterete no tu cura a questa, perché alcuni aspetti di questa riforma mi sembra di capire che lei può dire, beh, non so, se si diminuiscono i senatori, bene, cioè, Movimento 5 Stelle siamo contenti, ecco, se si diminuiscono. Ci sono aspetti che potreste votare? Se noi dobbiamo sfrondare, noi siamo assolutamente d'accordo a lavorare per sfrondare. E sfrondare significa agire su tutte le istituzioni per alleggerirle e per velocizzarne l'operatività. Ma se dobbiamo ristrutturare il sistema, benissimo, allora cautela, prudenza, anche perché il sistema è stato pensato da persone che avevano grandissimo acume politica intellettuale. Poc'anzi il professor Ceccanti, per esempio, faceva riferimento alla litigiosità, alla rissosità Stato enti locali, però a me viene da ricordare che questa rissosità si è aumentata in maniera impressionante dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione. Quindi quando si è messo mano forse un pochino troppo alla leggera. E allora rivisitiamo il tutto e cerchiamo di capire che bisogna sì velocizzare le funzioni, bisogna sì magari alleggerire le funzioni, però nel rispetto di un equilibrio di pesi e contrapesi che va garantito. Negli ultimi anni noi abbiamo visto sempre più trasformarsi la nostra Repubblica da parlamentare in forse presidenziale, come molti sostengono. Abbiamo visto che per esempio il Parlamento ha perso la capacità di iniziativa legislativa e su questo bisognerebbe ragionare. Le faccio un esempio classico: noi al Senato ci siamo visti molto spesso arrivare provvedimenti dalla Camera, si tratta soprattutto di decreti legge, perché noi ultimamente facciamo semplicemente gli zerbini del governo da questo punto di vista, e ci siamo visti arrivare provvedimenti, decreti legge dopo 52-54 giorni che erano stati presso l'altra Camera. Ora, dovendo convertirli in legge in 60 giorni, di fatto la maggioranza, anche se non formalmente, ha posto una fiducia. E questo non è bicameralismo perfetto, per cui attribuire al bicameralismo perfetto difetti di funzionamento forse voluti
forse voluti, significa giocare con, insomma, con le parole e naturalmente nascondere la verità. Poi per quanto riguarda per esempio l'alleggerimento delle funzioni, sentivo la collega di Scelta Civica, no? Benissimo, però si facesse tutto questo, si presenti questo emendamento, ma io ricordo a chi ci ascolta che per esempio noi che abbiamo sempre detto che si poteva tranquillamente fare a meno dei consigli provinciali, in coerenza non abbiamo mai presentato liste presso i consigli provinciali, invece gli altri che da sempre dicono, da quantomeno dal 2008, bisognerebbe abolire le province, poi di fatto poi si candidano. Continuano. No, ma è chiaro.